Non è per te, na 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 na, non è per te, na 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 na. Ho visto un gervigno con i capelli neri venire qui a San Siro e fare una doppietta. Barabam, 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 barabam. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno! I futuri, i prossimi vincitori dello scudetto, perché loro l'hanno già vinto nella stanzetta, l'hanno già vinto, praticamente hanno perso 2 punti, ma perché ci vogliono fare illudere, no? Non capite niente voi di calcio, non capite, ci vogliono fare illudere, perché Milan arriva da 23 risultati consecutivi utili, praticamente primo in tutte le classifiche da inizio anno a oggi. Sicuramente oggi poi perderemo, per carità, giochiamo con l'Udinese, speriamo di no. Oggi perderemo, però è un caso, è un caso. Questi qua che sono fortissimi campioni del mondo, dell'universo, di tutto quanto, che perdono una partita dietro l'altra, punti dietro punti, però tipo 20 gol in 6 partite, non hanno vinto niente, ovviamente. Lukaku 3-2 finita. E però loro, lo so, stava fortissima. Ma chi l'ha detto queste robe? Il campo deve parlare, il campo! I punti devono parlare, non le chiacchiere da bar! Come sono antipatico stamattina! Basta con queste chiacchiere che non mi voglio sentire! Hanno rubato! C'era il rigore su Perisic, ce l'ha rubato! Col Benevento! 4 errori contro, 5-2 hanno vinto. Che contano? Ma cosa contano col Benevento? Ieri vi hanno tolto 20 minuti. È vero, ieri c'era rigore su Perisic. E avreste avuto 20 minuti in più per vincere. Poi, magari la vincevate, magari no, magari no, magari ne facciamo un altro. Gervigno! Che magari quell'imbecille di Liverani. Che ieri però mi ha sorpreso, magari non toglieva Gervinho se facevi 2 pari e magari l'andavi pure a perdere, che ne sai? Sicuramente c'era rigore su Perisic, questo era dire. Detto questo, mi ha sorpreso Liverani, praticamente si è snaturato. Ha detto no, non lo voglio fare contro l'Inter il mio gioco da imbecille, e per questo, mio caro Liverani, ti sei guadagnato il mio rispetto. Il mio rispetto nel senso che non ti chiamerò più imbecille. Oggi è stato l'ultimo giorno, hai tolto 2 punti all'Inter, quindi da lì ti sei guadagnato un po' del mio rispetto. È anche vero che il Parma sono tipo 8 anni che non perde a San Siro, quindi forse l'Inter che ha guadagnato un punto. Come li massacro oggi! Vi massacro oggi, vi massacro! Vabbè, dai, lasciamo stare l'Inter perché sbaglio strada qua. E parliamo di noi, parliamo di noi. Come avete visto, ragazzi, questo qua sarà un campionato molto particolare, molto particolare. C'è la Champions ogni settimana, che non è una cosa normale, perché il fatto di avere Shakhtar Donetsk, Parma e subito dopo Real Madrid non è da sottovalutare. Anche i cambi, le turnazioni, la stanchezza. Mentalmente i giocatori stanno già magari pensando a Real Madrid, no? Quindi cambia. Poi ci sono i contagiati, i positivi, i negativizzati sono diventati positivi, mi sembra una roulette. Cioè, ma è una malattia o una lotteria sta roba per i calciatori, eh? Lasciamo stare però. Per i calciatori stanno tutti bene. Positivo o negativo è come lanciare la monetina. Non lo so se sono i tamponi fatti a caso. Oh, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, per quanto riguarda il Milan, tutti negativi al momento, perché qua ogni giorno c'è una novità. Qua, da quando io vi faccio il video fino all'inizio della partita, potrebbe cambiare tutto, potrebbe cambiare. C'ha ragione Liverani, ieri ha fatto intervista a Liverani. Qua uno va a dormire con un piano tattico in testa, si sveglia la mattina e ci sono i tamponi del giorno prima che gli cambiano tutta la partita. Quello Liverani ha preparato. Tu pensa che fortuna che ha il bravissimo Liverani, perché dopo aver tolto è diventato bravissimo. Pensa alla fortuna che ha, l'ha proprio dichiarato lui, dichiarato da lui, non che me lo sono inventato io, dichiarato da Liverani. Ha preparato questa partita
in funzione di marcare Lukaku, perché ha detto: siccome noi l'abbiamo preparata in base a Lukaku, se ci fossero state se ci fosse stato Lukaku, ha messo la difesa a 3, che poi era una difesa a 5, per avere tre centrali per marcare Lukaku. Lukaku non c'era, ormai l'aveva preparata così e l'ha lasciata così. Probabilmente se si faceva male prima non la preparava così, perché tanto Lautaro Martinez non tocca palla da solo, non servivano manco i tre centrali. Magari l'andava pure a vincere, la giocava più propositiva, magari no, quindi non si può sapere. Detto questo, sarà un campionato particolare, pieno di insidie, e questo sicuramente penalizza i favoriti, perché quando uno è favorito, in una situazione normale dovrebbe vincere il favorito, no? Di solito. Quando è che il favorito non vince? Quando uno è un finto favorito, nel senso che pensa di essere favorito, quello che vuoi invece far ridere. Due, quando ci sono avvenimenti particolari che cambiano le sorti del risultato. E quindi noi, là come i giaguari dobbiamo stare. Quali giaguari? Come i giaguari dobbiamo stare. Come i giaguari. Già siamo un rullo compressore, ma questa domenica saremo i giaguari. Stare qua. Grandi giaguari. Perché dobbiamo stare lì e approfittare e sbranare le prede. I campionati, come ci insegna la storia, si vincono, indovinate come? Vincendo contro le piccole. Quindi oggi con l'Udinese, tra l'altro alle 12:30, partita complicatissima, anche tra l'altro il Parma è la bestia nera dell'Inter, ma anche noi con l'Udinese non è che siamo messi tanto bene. L'ultima vittoria mi pare quella di Romagnoli al 94esimo, l'anno scorso in casa con Rebic che ha segnato anche lui al 94esimo. Se no c'è Lasagna che ci segna sempre. Lasagna è il gervigno loro, Lasagna, che ci segna sempre. Quindi dobbiamo stare molto 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 attenti anche noi, perché sarà una partita molto complicata, ma portarla a casa, ragazzi, diventerebbe tanta roba. Poi ovvio che devi stare ancora attento al Napoli, l'Atalanta che comunque ha battuto il Crotone 2-1, anche soffrendo, perché quello da solo davanti al portiere è riuscito a sbagliare gol. Chi era? Messias? Mi sembra che era Messias che ha sbagliato gol da solo davanti al portiere, l'ha saltato e si è fatto recuperare come un pirletta, tira, no? E quindi dovremmo fare molta attenzione, però ragazzi, vincere oggi sarebbe veramente importante, dai proprio uno schiaffo morale, anche perché dopo hai il Verona alla fine ciclo, questo qua, che poi dopo il Verona non si sa cosa succederà, si parla di un nuovo lockdown, andranno o non andranno con le nazionali, già hanno iniziato a dire che però di qua secondo me non li mandano a sto giro, fanno il lockdown e non mandano i giocatori nelle nazionali, secondo me, però parere mio. Penso anche che anche se facessero lockdown i calciatori potrebbero continuare a giocare, spero, come fanno lavorare me potrebbero far lavorare anche i calciatori. Vediamo cosa succederà. Adesso noi pensiamo un passo alla volta, un passo alla volta. Adesso oggi c'è da battere l'Udinese, la formazione è quasi la formazione tipo, manca solo Rebic che comunque viene in panchina, può fare uno spezzone di partita, al suo posto gioca Leao, Selme Kerr ormai è lui il titolare che ha preso il posto a Castiglieco, Çalhanoğlu, Ibra, e la difesa è quella titolare con Donnarumma che è rientrato, Calabria, Romagnoli, chi è Romagnoli e Theo Hernandez. Quindi per ora ci siamo. Mi raccomando ragazzi, a maggior ragione dei risultati di ieri, dobbiamo fare una grandissima partita. Mi aspetto un Milan che faccia una grandissima partita, una grandissima. Poi non mi interessa cosa andiamo a fare a Lille, poi ne parliamo. Ma oggi con l'Udinese io voglio vincere, perché è una partita troppo importante. Poi possiamo anche andare a perdere qualche scontro, perché tu, se tu vinci tutte queste partite qua, poi magari ti puoi concedere anche uno scontro diretto, che magari uno scontro diretto, non so, con la Juventus o il derby di ritorno, magari lo puoi sbagliare, ma questa partita la devi vincere, perché queste partite le devi vincere, perché hai le possibilità per vincere. Quindi facciamo molta attenzione, mi raccomando ragazzi, mettiamocela tutta. Non farò la live post partita, ragazzi miei, no, oggi niente live post partita, perché giochiamo alle 12:30,
finiamo di giocare, praticamente c'è subito il campionato e mi voglio vedere il campionato, ma anche chi dovrebbe seguirmi nella live immagino che guarderà il campionato, quindi non farò la live post partita e magari la faccio in serata, ma neanche non la farò neanche in serata. Vi farò un bel video post partita, sperando che sia un bel video, e poi noi ci sentiamo la mattina come sempre 6:30, appuntamento fisso. Va bene? Iscrivetevi al canale, mettete il like, che tanto è gratis, mentre l'abbonamento, che non è gratis, conviene ancora di più. Ciao belli, ciao.